Io e il Bacca-san oggi siamo già in metropolitana, stiamo andando verso Akihabara, dove vedremo la città elettrica, tutti i negozi, non solo di elettronica, ma anche per otaku e soprattutto il Made Café. Vedete, Matt è già intento a fare tutte le ricerche del caso. Poi nel pomeriggio ci trasferiamo ad Harajuku per andare a vedere invece i cosplay, cioè proprio le persone che si vestono e vanno in giro per farsi vedere. Ok, io e il Bacca-san siamo dentro a un negozio per otaku da Akihabara. Come vedete alle mie spalle c'è già Asuka e Raya Yanami, presi direttamente da Evangelion. Questa è la vetrina di Evangelion, sì. Poi tutto attorno, adesso faccio un giro ampio per farvi vedere, ma è impressionante tutta la roba che c'è. Dopo non riesco a farvi vedere bene, ma è impressionante perché è su più piani, incredibile. Ecco, quello che avete appena sentito era il volume all'interno del pachinko. Siamo dentro al Donki, sì, ho detto bene, Donki, è un centro di elettronica. Mamma mia, musica incredibile dentro al pachinko, non so come facciano a giocare. Adesso faccio un giro dentro e vi farò vedere questo centro commerciale di elettronica. Per me è dentro al Donki, come vedete c'è di tutto oltre che l'elettronica. Sto arrivando verso una cosa, notate questa cosa qui rossa che passa, vediamo se qualcuno indovina che cosa serve. Io lascio un vago ricordo. Va bene, maschere, tantissime cose qua. Adesso faccio una carrellata veloce. C'è anche l'Aventador, ragazzi, cioè, c'è il modellino in scala gigantesca dell'Aventador, quindi bellissimo. Facciamo ancora un giro, il Bacca-san è lì che ha preso anche lui da fare le foto. I costumini da cosplay, cioè guardate, ci sono i costumini da cosplay, è incredibile. Cioè qua dentro c'è di tutto, sono solo al secondo piano di 5 e non so come ne usciremo. Tanto vediamo, ci sono anche da vestire, provo di fare una carrellata giusto per farvi vedere un attimo. Siamo ancora dentro al Donki, Don Quixote, per chi non l'ha ancora capito. Sono alla ricerca della roba di elettronica che non trovo, c'è di tutto, biciclette, chiavi, batterie, portachiavi, qualsiasi cosa. Adesso vediamo se troviamo qualche cosa di elettronica. C'è un labirinto qua dentro, non ti per... Oh, c'è il Bacca-san, guardate, è un labirinto dentro questo coso qua, è impossibile. Oh, c'è l'elettronica, trovata un piccolo spazio. Questo magazzino, siamo al quarto piano, ormai ho perso il conto. Sì, c'è giusto un po' di elettronica, quindi mi sono sbagliato, non c'è solo l'elettronica qui, dopo andremo al soft map per fare un viaggio solo nell'elettronica. Ah, incredibile, c'è di tutto qua dentro. Secondo me non sanno neanche loro che cosa vendono. Ancora dentro al Donki, non ne usciremo più, oramai è già un'ora che siamo qua. Quello che vedete è un piano totalmente dedicato alle AKB48, un gruppo di 48 idol che cantano, suonano, ballano, c'è qualsiasi cosa per loro. C'è addirittura lo shop dedicato dove tu ti metti in fila e fai tutte queste bellissime cose. Ci sono di tutto, c'è di tutto, c'è dalla paccottiglia quanto. Qua in fondo c'è anche il cibo fatto dalle AKB48, in più c'è anche il Made Café. Incredibile, non ci credo. Il Bacca-san oramai non capisce più niente. Finalmente uscendo dal Donki, è stata un'esperienza incredibile, 8 piani e non si poteva uscire, cioè non si capisce più niente. Sempre ad Akihabara, appena usciti dal Donki, come vedete è mezzogiorno e mezza e la vita della domenica di Tokyo si è incredibilmente ravvivata, piena di gente.
Castorem ha finalmente trovato un posto per mangiare dentro da Chiabar. Quello che vedete alle mie spalle è una macchinetta automatica per selezionare il pasto. Poi date il biglietto direttamente all'oste. Faccio vedere la macchinetta, intanto i nostri piatti. Faccio vedere qua il mio e dall'altra parte quello del Fabietto, del Bacchasan, il nostro bacchettino san. A quanto pare la domenica il centro di Akihabara viene chiuso al traffico, quindi si può camminare liberamente per la strada. Fate una carrellata veloce di tutto quello che potete vedere, è un caos organizzato. Stiamo assistendo a uno spettacolo di idol incredibile, ma più che altro è il pubblico, lo sentite? Gente impazzita! Siamo al terzo piano del softmap. Bacchasan sta giocando con un videogioco, ve lo faccio vedere perché tre schermi, mega computer gigante e via dicendo. Intanto adesso vi porto a far vedere un piccolo giro del posto. Ci sono anche dei Mac. Veramente grande, siamo solo al terzo piano. Siamo al quarto piano, faccio una veloce carrellata giusto per farvi vedere le cose in esposizione. Come potete vedere è molto grande. E adesso dobbiamo anche vedere se ci sono dei prezzi interessanti, ma non ne sono sicuro. Metropolitana semi deserta e stiamo andando a dare al Giappone a vedere i cosplay. Metropolitana praticamente deserta la domenica. Siamo arrivati ad Harajuku, ma il Bacchasan fa i segni sotto la videocamera. Purtroppo è piovuto, quindi non ci sono i cosplay, ma adesso ci infiliamo in una via molto interessante, piena di negozietti strani. Ciao! Scorcio della via, dei vari negozi che ci sono. Gli strilloni sui, sul tavolino, va. Penultimo video della serata, la torre di Tokyo illuminata. L'hanno accesa esattamente alle 7 spaccate, una cosa di una precisione inaudita. E come ultimo video della giornata vi mostro una camera in stile tatami nelle sue dimensioni. Osservate, bagno, mamma mia, non riesco neanche a vedere, non riesco neanche a inquadrarlo. Sono 2 metri, 1,5 metri quadro, più la camerina, così. C'è il frigoriferino lì di fianco, tutto. Questo è lo spazio che c'è a Tokyo, signori. Il vostro Remme vi saluta, ci rivediamo alla prossima puntata di domani, che ci spostiamo e andiamo sotto il Monte Fuji. Ciao ciao!